Giuseppe Naccarelli, Massimo Bonerba, Pier Giorgio Solumbrino, Ennio De Leo, Pietro Guagnano, Nicola Baldassarre, Vincenzo Gallo, Renato Cobau, Fabio Mungai, Maurizio Ricercato e Roberto Brunetti. Questi, i protagonisti del processo sul caso Via Brenta, sono gli 11 imputati che nelle prossime ore dovranno presentarsi davanti al GUP Maurizio Saso nella prima udienza. Su di loro pesa l'accusa di reato di truffa, un passaggio importante questo per iniziare a definire una vicenda che ha generato a Lecce non poche polemiche, uno scandalo nato da una delle più gravi truffe che si siano mai verificate nella storia del comune di Lecce. E mentre la Selma BPM, proprietaria dei palazzi di Via Brenta, si è costituita parte civile chiedendo risarcimento per le tre rate del contratto di leasing scadute da più di un anno, il sindaco Paolo Perrone risponde con la stessa moneta, blocca il pagamento chiedendo a sua volta un risarcimento per il comune di 10 milioni di euro. Il tentativo di mediazione tra la Selma BPM e il primo cittadino infatti è venuto meno. Nessuna transazione di 4 milioni e mezzo. Perrone rifiuta e a tal proposito dai banchi di Io Sud la consigliera Francesca Mariano presenta un'interpellanza a risposta scritta. Mariano chiede spiegazioni sul rifiuto, con quali valutazioni e di chi, si legge nella interpellanza, atteso che non vi è traccia di un indirizzo di giunta. La Mariano poi va a fondo e chiede il nome del responsabile del procedimento con il quale la Giunta ha proceduto alla pubblicazione di un avviso pubblico da adibire a sede degli uffici giudiziari, benché la commissione mandamentale di manutenzione si fosse già espressa sulla validità della localizzazione. E l'assessore al bilancio Attilio Monosi a rispondere a tono, pretendere capziosamente spiegazioni come fa la Mariano, smaschera gli intenti politici e gli interessi del suo gruppo, dichiara Monosi, che indeboliscono la posizione dell'ente nella vertenza contrattuale e che indubbiamente non vanno nella direzione dell'interesse della collettività. Sarebbe un'ingenuità, del resto, aspettare che Io Sud, conclude l'assessore Attilio Monosi, possa sconfessare se stessa e parteggiare per la nullità di un contratto che dal punto di vista politico porta il suo marchio vistoso.